parola a un compagno che tutti conosciamo e che ha speso davvero la sua vita intera, da diversi decenni a questa parte, per la ricostruzione di un partito comunista in Italia. È responsabile del Dipartimento Esteri del Partito Comunista d'Italia, il compagno Fausto Sorini. Nell'appello che abbiamo posto a fondamento iniziale della nostra impresa, noi parliamo tra l'altro di una presenza comunista autonoma che si proponga la sua riorganizzazione in partito, che sappia unire in questo processo tutte le forze comuniste con una cultura politica affine, sottolineato nel testo, che in vario modo si richiamano, attualizzandolo al miglior patrimonio politico e ideologico dell'esperienza storica del PCI, della sinistra di classe italiana e del movimento comunista internazionale, e alla migliore tradizione marxista, a partire dal contributo di Lenin e di Gramsci, con una chiara collocazione internazionalista e antiimperialista, cito sempre dall'appello, consapevoli che a fronte di un imperialismo che mira a scardinare la sovranità nazionale di molti paesi per piegarne la resistenza, la difesa di tale sovranità assume nella nostra epoca un grande rilievo ed è precondizione per l'affermazione del protagonismo dei popoli. E diciamo anche, testualmente, che ai comunisti organizzati in partito è affidato anche il compito di portare nello scontro sociale e nella dialettica politica una visione generale delle contraddizioni dello sviluppo capitalistico ed una percezione matura delle dinamiche internazionali e della prospettiva mondiale. Sono parole pesanti che ci distinguono strategicamente e ideologicamente da quasi tutte le altre componenti della sinistra italiana, con cui pure vogliamo collaborare senza settarismi sulle cose che ci uniscono, a partire dal sostegno convinto e unitario alle lotte del mondo del lavoro. Sono parole che invece ci mettono in sintonia con la quasi totalità dei grandi partiti comunisti del mondo, dai comunisti di Cuba al Brasile, da quelli del Sudafrica alla Siria o alla Palestina, dai comunisti portoghesi a quelli della Repubblica Ceca, ai ciprioti, ai russi, agli ucraini, agli indiani, ai vietnamiti, ai giapponesi, ai comunisti della grande Repubblica Popolare Cinese, che si avvia ad affermare una prospettiva socialista in quella che è ormai la prima potenza economica del pianeta. Stiamo parlando della grande maggioranza del movimento comunista nel mondo, di quei partiti che non hanno rinnegato il leninismo, ma che viceversa sono impegnati, come noi, in un grande sforzo di attualizzazione e rigenerazione della sua forza politica e teorica nel nuovo secolo, e che si aspettano dai comunisti del paese di Gramsci e di Togliatti un contributo vitale in questo senso. Stiamo parlando tra l'altro anche di quei partiti comunisti che svolgono in forme diverse un ruolo fondamentale nei paesi del BRICS, che rappresentano la più grande risorsa per le prospettive della lotta contro la guerra e contro l'imperialismo nella nostra epoca. Lasciatemela dire così, in parole povere: chi oggi anche a sinistra, anche tra i comunisti, non comprende il ruolo strategico dei BRICS nell'attuale contesto mondiale e tra essi il ruolo essenziale di quel potente architrave economico, politico e militare formato dall'alleanza strategica tra la Russia di Putin e la Cina, chi non capisce questo non è che capisce poco di quello che sta succedendo nel mondo. Non ha capito
per rendere omaggio al lessico meridionalista, una beata minchia di quello che sta succedendo. Fatta questa premessa, vi dirò in un minuto di orologio la ragione fondamentale per cui ho chiesto di poter prendere la parola oggi. Per dire a voi, compagni e compagni, proprio in questa occasione, che la grande parte delle forze comuniste, protagoniste della storia del mondo di questo ventunesimo secolo, si è espresso nei mesi scorsi e anche di recente, in occasione dell'incontro mondiale dei partiti comunisti e operai svoltosi in Ecuador, certo nelle forme appropriate, volte a non ledere il principio aureo della non interferenza negli affari interni, si è espresso però tutta la simpatia, la solidarietà e il sostegno politico e militante per lo sforzo che abbiamo intrapreso di ricostruzione unitaria in Italia di un partito comunista che sappia un giorno essere degno della grande storia comunista che ha reso famosa e rispettata nel pantheon dei grandi rivoluzionari del XX secolo figure e patrimoni politici e teorici come quelli di Antonio Gramsci e di Palmiro Togliatti, gli unici due grandi dirigenti comunisti e rivoluzionari italiani che il movimento comunista mondiale accoglie al posto d'onore, assieme forse a Garibaldi. E allora oggi facciamo insieme a noi stessi una promessa. Cerchiamo di lavorare bene, di essere degni, prima di tutto, del rispetto della nostra gente, perché senza di quello non andiamo da nessuna parte, ma anche di meritare sul campo la fiducia e il sostegno, non meno essenziali e risolutivi, delle grandi forze che oggi tengono aperta nel mondo del XXI secolo la prospettiva del socialismo e del comunismo.